Ragazzi, io ho già iniziato la giornata da un pochino, di la verità, sono le 2 del pomeriggio, ora devo pranzare. E pranzerò con il bellissimo e buonissimo panino che non ho mangiato ieri. Perché al ristorante mi hanno dato questa roba enorme che non sono riuscito a finire, quindi ne ho alzato tipo, cioè, guardate che roba. Per farci capire, questo è meno di metà panino, cioè voi immaginate questo alto più del doppio, perché ho mangiato un po' a strati. C'è anche tartufo dentro, cioè c'è di tutto, solo che è un po' uno spreco secondo me, troppi ingredienti, poi non ho neanche sentito il tartufo. Quindi mi faccio questo e ho comprato un sacco di ghiaccio, sono riuscito a sistemare la corrente, quindi ora direi che cosa abbiamo? Abbiamo voglia di berci dell'acqua fredda. Di conseguenza, che fai? Ce ne priviamo? Non so se scaldare il panino. Dovrei scaldarlo? Metto in friggitrice ad aria? Vabbè, lo mangio freddo col caldo che c'è. Lo mangio freddo. Oh, come nelle riunioni su Teams, sopra la camicia, sotto in mutande. Sempre così. Classico, classicissimo. E adesso noi ci facciamo qualcosa da bere di gelato. Lo voglio ghiacciato, ghiacciato. Ah, è un problema, ragazzi, piuttosto, ho un grande problema. Perché io il mio gimbal è ufficialmente rotto. Cioè, o meglio, la batteria del gimbal non si carica più. L'ho cercata su Amazon, non la vendono. Quindi non so, cercherò magari qualcuno la vende su eBay o da qualche parte. Fuori garanzia, ovviamente, quindi mi dispiacerebbe dover buttare via un gimbal di svariate, svariate centinaia di euro per una cazzo di batteria che non va. Quindi adesso andiamo a prendere la Giorgia, andiamo nel negozio a cercare una salopetta, qualcosina di carino, e poi andiamo a lavare la macchina perché bisogna, dai, cioè, con sto caldo, con tutta sporca, tutto si fa. Allora, signori, adesso preso sul fardello, torniamo al fardellone, il fardellino, fardellino, torniamo nelle mie zone perché adesso apre il fantastico negozio dell'usato e noi dobbiamo trovare assolutamente un costumino per lunedì, un bel costumino. Ci sarà un sacco da bere, spero tu abbia sete. Adesso di già è un problema. Anzi, gli alcolici arrivano oggi, a dire la verità. Quanti alcolici hai preso? Allora, madame, cosa potrei mai aver comprato? Coca zero. No, quella non c'è, Ah, era stranamente. l'unica cosa che serviva. Lo so, però ho detto, boh, prendo quella normale, perché la gente. Sai cosa? Per quanto riguarda Coca-Cola, la gente prende parti. Cioè, la Coca-Cola normale, bene o male, tutti la bevono. La zero, c'è gente che la adora, tipo me, o te. E c'è gente invece che non riesce a sopportarla, non c'è una via di mezzo, quindi arrivo, vabbè, se non prendo la Coca. Tendenzialmente. Perché tu hai scelto di bere la Coca-Cola Zero nella tua vita e non quella normale? Ma a me perché tendenzialmente piace di più quella la Coca Zero, proprio come sapore. E io non ho mai bevuto la Coca, cioè neanche tipo da piccolina, poi neanche tipo Mamma altre mia! bevande, tipo la Fanta Zero, bevande gasate Zero. E ho cominciato a bere la Coca Zero così giusto per cambiare, perché sennò tipo al bar quando non bevevo qualcosa bevevo solo caffè e boh, non era, mi rompevano tutti i coglioni. Ho assaggiato la Coca Zero e ci posso stare. E la Coca normale non mi piace. E cosa ne pensi delle persone che dicono che la Coca-Cola Zero fa schifo? Ma non me ne frega niente, va benissimo così. Cioè, cosa devo dire? Ah, quelle merde, siete delle merde! Vi Merdaccio. odio! Ecco, no, ragazzi, io sono nato con la Coca-Cola normale in casa, che poi vabbè in casa vuol dire una volta a settimana con la pizza, no? Il sabato c'è la tradizione. E solo che negli anni ho saputo apprezzare di più quella zero e adesso vi dirò che se, oh signore, ecco qua, se quando bevo quella normale mi sento la bocca tutta impastata, tutta, non lo so, come se mi dovessi subito Perché lavare i c'è un denti. retrogusto strano. Sì, ha un retrogusto. Anche se tipo non ha aspartame, il cemento, il catrame, quelle robe lì, comunque
No, ma infatti, poi tipo la gente dice che l'aspartame fa male, sì, ma tipo devi tipo 18.000, devi bere 26 lattine al giorno affinché ci sia un leggero pericolo, perché tipo l'aspartame, no, cos'è che utilizza nella Coca-Cola Zero per mettere... Dai cazzo, com'è che si chiama? Non è fruttosio, no. Ma è tipo 2000 volte... Non è lo zucchero. No, appunto, ma è 2000 volte più potente, cioè più dolce. Non è neanche la stevia, è il... no, non mi viene il nome. Però sì, è dolcissimo, infatti ne usano una quantità super minima. Perché... Super minima, e quindi quello basta. Ma alla fine basta che sia un po' dolcino. Ma vi dirò che voglio anche iniziare a comprarmi quei dolci ficanti, tipo per il caffè. Che io non bevo tanto caffè, però quando lo bevo l'amaro mi fa... Non so, non riesco a apprezzarlo. Sì, mi dà offensivo. Esatto. Sì. Niente, quindi adesso volevo provare questo qua, che ora che vado in Sardegna, perché sennò non avevo neanche un action cam. Ti diverti che sì. È carino che ci si vede. È bellissimo. È molto carino. Mi fa sentire molto più tipo sicura nel parlare, nel fare le cose. Ti vedi? Ma sì. Anche questa qua ti vedi, scusa. Questa qua non mi piace. Niente signori, alla fine abbiamo cercato a salopette, ma non c'è assolutamente un fico secco e quindi... niente, ci tocca... Ho trovato questa magliettina solo perché mi piace... Nuova Zelanda. Ho detto ma sì, ci sta. E niente, mi sa che dobbiamo arrangiarci con tipo delle bretelle o qualcosa del genere. In uno di quelli devi usare un gettone. Io avevo fatto tipo... Carvi di solito fa tipo spazzola con schiuma, esatto, e poi risciacquo. No, bene. Io ne avevo fatte 4. Oggi laviamo la macchina, per forza di cose selezioniamo. Eli, i gettoni ce li ho io? Ce li hai tutti te? Uno? Uno ce l'hai. Ce l'avevo io, bene, l'ho già perso. Allora, qua no. Sento qualcosa? Sì, ce l'ho. Boh. Partiamo dalla spazzola. Beh, sciacqua prima, no? Si sciacqua prima? No, non sciacqua. No, sarà... Oh, fai il lavaggio. Cerchi e moscevi. Allora, io ci sono dall'alto verso il basso. Mamma, va dall'alto verso il basso? Cioè... Andiamo! Fuoco le polveri! Vai veloce però! C'è scritto tipo il timer, sì. Cosa c'è? Secondo me io l'avevo fatta la cosa. Non voglio bagnarvi, ragazze. Allora, io tipo l'ultima volta che sono andato era il 14 di, grazie, di luglio. Quindi da... Mi ammazzo! Eli, fa qualcosa! Mamma mia! Ho visto la qualità di migliori! Smettila! Vai, vai! No! Ok, boh, meno uno. Lavoro di squadra. Ce la facciamo. Sei? Sì, santo Dio! Si vede che la prima volta lo fa. Ma smettila, ce l'ho a casa una... Ce l'ho... Sì, l'idropulitrice. Ti conviene fare dopo il certo? Io ci sono. Allora, 1:05 manca, 1:05. Sembrava a risciacquare. No, non ho detto che sembrava, mi trovi te? Vabbè, ok, insomma, non ci vuole molto. Come ti senti a tenere il cavetto, Eli? Insomma... Il mio lavoro proprio... infatti. Ma che mi sto lavando? Cera! Cosa vuol dire cera? Sta facendo cera, vai, vai! Come funziona? Vai, che sto finendo! Allora signori, ce l'abbiamo fatta, la macchina per adesso risulta così, dai, cioè va bene. Ci sono ancora un po' degli aloni, delle cose in giro, ma... Sistema, adesso andiamo al fresco in uno dei posti più cool di Verona, infatti come potete vedere dalle mie spalle la scalinata che porta, insomma, di tutto rispetto. E vabbè, insomma, Aldi, facciamo una spesetta al volo.
Ho deciso di farmi un frullato questa volta, quindi una banana. Ora vado a prendermi il latte. È proprio carino che, che ci sia lo schermetto. Sì, che roba, ti fa sentire più. Cinesino? Spesetta fatta, ragazzi. Ti dirò, è più comodo fare video con questa qua. Poi l'altra probabilmente ha una qualità superiore, anzi già lo so. Dici? Sì, ha il sensore più grande, ho già fatto il test al buio e si vede meglio. Poi l'altra è più da vlogger, perché l'appoggi, ti segue, sì, questa sì, è un'altra roba. Però queste cose lì, cioè... Questa è piccolina, carina. Macchina pulita, ragazzi. Ora mi si spezza. Sto tranciando il dito. Guarda le gomme, guarda i cerchioni, non le ho mai viste così pulite. Very well, ragazzi, very well. Very, very well. Sarebbe comodo se questo microfono si potesse collegare wireless a quella lì. Invece no, no. Eh no, è solo compatibile con questo. Mi faccio un frullatino. Frullatino molto al fly. Che è un sacco di tempo che non lo faccio, quindi mi prendo una banana, ci prendiamo una banana, ci mettiamo dentro un po' di latte, non so neanche quanto, ma giusto per fare un bicchiere. Ragazzi, c'è un motivo se non bevo mai il latte, faccio disastri. Cioè, si è aperta male la confezione. Sono veramente stanco e non capisco se sono stanco perché l'altro giorno mi sono spaccato in palestra o perché non sto dormendo niente. Si va a letto alle 2 di notte, alle 3 di notte. Allora ragazzi, siamo arrivati a questa piccola, questo raduno, questa sagra, chiamiamola così, della birra. Un po' di gente che suona, un po' gente che beve, sono qua col Joe Lacate. E adesso vediamo se pigliacci qualcosina da bere. Anche se penso sinceramente che mi farò una birretta, cioè scusa, mi farò una Coca-Cola, cioè devo prendermi un pochino di pausa. Siamo a Villa Buri, signori, stiamo andando a cercare delle Coca-Cola, ma vediamo cosa troviamo, cosa offre la casa. Allora, alla fine abbiamo optato per un gelatino molto ino, molto dell'acquetta. Niente ragazzi, siamo così tranquilli stasera che troviamo divertimento nel spostare, nel salire qua sopra. Adesso il discorso della vita. Oh ragazzi, quasi si ora fuori. Un po' torniamo anche a casa, però per il momento stiamo facendo delle passeggiatine. Siamo un po' diventati pensionati, stanchissimi. Ragazzi, sono le 11:40, io adesso vado a letto, non ci voglio neanche pensare. Noi ci vediamo domani. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, notification. Non riesco neanche a parlare, sono troppo stanco ragazzi, tra il caldo, dormire gran poco, si è morti. Morti, adesso c'è un condizionatore e ciao. Ciao!